è la televisione corsara via cavo, è il fatto nuovo nel settore dell'informazione a distanza. Non tanto perché i suoi 500 abbonati il giovedì snobbano Mike Buongiorno, quanto perché potrebbero rappresentare la prima pattuglia di una legione che un giorno potrebbe anche conquistare l'Italia. Sulle prospettive della TV via cavo, proprio a Biella è stato tenuto un convegno di studio, un confronto di opinioni. Tra i partecipanti, numerosi rappresentanti della stampa nazionale, tra i quali i volti noti di Enzo Tortora, simpatico esponente del giornalismo televisivo, e di Renato Tagliani. A iniziativa del regista Giuseppe Sacchi, si è parlato della grande possibilità delle trasmissioni via cavo, assolutamente libere da vincoli. Un esperto, Zerilli Marimò, ha ricordato l'importanza assunta da questo tipo di televisione all'estero. In Italia, poi, i canali potrebbero essere addirittura 100. Un giurista, Alberto Dall'Ora, ha affermato infine la legittimità del sistema, che ha già avuto la convalida di una sentenza in pretura. Se sono rose, dunque, fioriranno.